Senatrice Montevecchi, oggi è una giornata positiva, molto positiva, e Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non è detto che venga assolto. Ecco, la strada ancora da fare, c'è ancora strada da fare. Qual è il suo commento? E chiaramente anche io oggi sono stata molto emozionata alla notizia della scarcerazione. Devo dire che mi è salito il cuore in gola perché seguo questo caso dall'inizio e mi sento molto coinvolta. Dunque, sono emozionata e sono felice e spero che Patrick riuscirà ad essere scarcerato oggi stesso e ricongiungersi oggi stesso con la sua famiglia. Rimane difficile però fare delle previsioni e rimane anche una certa preoccupazione perché, come diceva lei, ora siamo in un limbo con un ragazzo che è stato, diciamo, scarcerato ma non è stato assolto dai capi di accusa. E dunque fino al 1° di febbraio siamo in questa situazione. Io mi auguro però che questo sia un segnale positivo per avere un esito positivo all'udienza del 1° di febbraio. Ecco, lei si è battuta molto su questo caso in Senato, c'è stata una forte mobilitazione anche da parte del Parlamento. Quanto hanno contato questi movimenti, queste mobilitazioni? Io credo che tutto abbia contato, le mobilitazioni della società civile, il lavoro che è stato fatto in Parlamento, il lavoro che è stato fatto dalla nostra diplomazia. Io dico solo, non abbassiamo la guardia, continuiamo ad occuparci di questo caso perché, come dire, il 1° di febbraio non è lontanissimo, non è neanche vicinissimo e dunque continuiamo a monitorare, ad impegnarci e continuiamo a sperare in un esito positivo.